Nadia Rinaldi e il clistere a Rosa Perrotta, lo scontro trasa all'Isola dei Famosi. In foto, credits, Frezza la fata, IPA. Non sono mancati i momenti tras nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 in onda lunedì 29 gennaio. Tra questi il nuovo scontro tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, corredato da una gaffe sul clistere già entrata di diritto negli annali del programma. Nadia, Rosa e il clistere. Il battibecco con precisazione sui movimenti intestinali della Perrotta è stato solo uno dei momenti imperdibili della puntata, che ha visto tra l'altro anche le accuse di Eva Enger a Francesco Monte, a suo dire colpevole di aver portato marijuana nella casa in cui i naufraghi sono stati ospiti prima che iniziasse l'isola vera e propria. Lasciamo però stare le droghe e passiamo allo scontro tra Rosa e Nadia, che si è acceso dopo che la prima ha votato l'altra con nomination palese. L'attrice romana si è infuriata con la tronista, io ho cercato di avvicinarmi a te. Quando ti ho visto stare malissimo sono venuta e ti ho fatto un clistere per farti stare meglio, mia cara. Brava, sei una signora, ha commentato la Perrotta imbarazzata, ecco, diciamolo a tutta Italia, sono stitica. C'è da dire che l'inviato Stefano De Martino non è stato in grado di gestire perfettamente la situazione, andiamo avanti tra un clistere e l'altro. Lo scontro tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta in settimana. La lite cui le due naufraghe hanno fatto riferimento è accaduta in settimana, pochi giorni dopo lo sbarco a Caios Kokinos. La Perrotta ha fatto notare a Nadia e a Filippo Nardi che stavano mangiando da soli senza aver diviso le porzioni e la Rinaldi ha risposto per le rime alla tronista, riprenditi e stai calma. Dici le cose con un tono del caos. Non capisci l'italiano, evidentemente. Rosa, a quel punto si è scaldata, io chiedevo solo di fare le porzioni per tutti. Dico le cose con un tono del caos? Guarda tu come sei agitata. L'italiano te lo posso insegnare, sono laureata con 110 e lode. La fidanzata di Pietro Tartaglione ha infatti una laurea in management strategico e non sembra aver gradito affatto che la sua cultura sia stata messa in dubbio. Nadia e Rosa in nomination con Francesca Cipriani. Nadia e Rosa sono dunque le nominate della settimana, insieme a Francesca Cipriani. Se quest'ultima e la Rinaldi sono state le più votate, la Perrotta è stata mandata al televoto dalla Major Alessia Mancini.